Una, buon divertimento! 220 gli atleti in gara all'ottava edizione della Torre e Torrenti, la gara podistica nazionale che si è svolta stamattina ad Avellino. Alla manifestazione promossa e curata dalla polisportiva Podigym di Carmelo Alvino, il patrocinio morale del comune di Avellino. Quest'anno abbiamo comunque fatto un bel numero di atleti, abbiamo diverse società che vengono qui per contendersi questa classifica a squadre e avremo degli atleti che sicuramente daranno il massimo per un risultato importantissimo. Un percorso di 10 km che si è snodato lungo Corso Vittorio Emanuele, Viale Italia, Via Matteotti e Corso Europa, con partenza e arrivo all'altezza della Villa Comunale. È stata prevista la chiusura totale al traffico delle strade interessate dalla corsa. La Polizia Municipale ci ha dato una grandissima mano, l'amministrazione comunale e poi soprattutto gli atleti ci hanno onorato, sono venuti da tutta la Campania, a dimostrazione che il nostro evento sta prendendo sempre più piede in Campania. Ed è giusto che sia così, è giusto per noi, è giusto per lo sport ed è giusto pure per una città come Avellino che merita questa manifestazione. È bene implementare queste attività in modo tale ed evitare troppi passaggi burocratici in modo tale da dare maggiore sostegno a coloro i quali organizzano, ripeto, in condizioni anche difficili le attività sportive che portano anche una microeconomia alla città di Avellino. Se vediamo tutti questi atleti, nonostante le condizioni di pioggia e di clima abbastanza proibitive.